Non l'avevi mangiato prima? Ah, in hotel. Vai. Sì, però non era così terrificante. Assaggia, assaggia, vai. Questo bel filo, guarda, contro luce e poi... Andiamo a prendere da mangiare. Qui c'è da bere però, eh. Perché poi il grosso è di là, vedi? Guardate qua che roba, con l'oceano davanti. Però noi siamo nella stanza privata, che abbiamo qua? Un po' di roba. Sì, la roba, questi per bambini. Il pollo fritto, le patatine, l'immancabile insalata, il prosciutto, le alghe, il pesce, tutti i sottaceto, il tofu, l'uva, abbiamo il fritto, il pane, poi c'è ancora fritto, quanta roba che c'è. Qua giù c'è il pesce, il riso, le patate, il tofu e gli spaghetti con gli edamame e il pesce, questo lo lasciamo perdere. Questo non l'avevo visto, tornavo e questo qua, c'era anche il mentaico, non ne ricordo, però avevo mangiato questo. Ci hanno messo anche il sapo turco, la bandiera italiana che ride. Io invece ho fatto il pranzo di Natale. Ecco qua, ci abbiamo le patate parecchie, il wurstel, l'insalata, l'unica cosa giapponese che ho preso è questa, yuba, e i funghi qui sotto. Questa è la classica colazione giapponese. Anche te vedo che fai la colazione giapponese con minimo. Sì. Oh, guarda che fatto un bel piatto però, ordinato. Io a me è una schifezza, l'ho buttato tutto giù. Questo qui si chiama yuba ed è praticamente quello, come spiegarlo. Quando si bolle il latte per fare il tofu, è la panna che si forma sopra, viene messa arrotolata. Qui, vedi questo. Adesso si vede meglio. Allora, questo qui è detto è acqua bianca. Assaggia l'acqua bianca, scusa, per curiosità. A me è Calpis, quella che ho bevuto l'altro giorno. Più o meno. Non è proprio quello che ho bevuto l'altro giorno, un'altra cosa ancora. Però l'ho già bevuta anche questa. Quella roba bianca, sì, lo sai che cos'è? No. Pesce. C'è un dolce? No, ok, no, quello lì è. Beh, no, era in mezzo alla cosa salata. Come il Naruto nel ramen, quello lì, colorato, uguale, è un impasto. Ma non è male, è come i suoi. Per me. Ah. Sì, finirai. Normale. Sì. Poi, se ti fa schifo lo puoi dire. No. Abbiamo il natto, però il natto questo è presentato bene, vedi? Si presenta bene. Prova a girarlo. Mmm. Vai, tiralo tu. Oh, l'avevi mangiato prima, in hotel. Vai. Sì, però non era così terrificante. Assaggia, assaggia, vai. Questo bel filo, guarda, contro luce e poi... Questo è meno peggio. Cioè, ti puoi dire che ti piace? Un confronto con del Moxie è buono. Ma quello lì che era lì era quello classico nei vasettini, capito? Questo è condito con... con un'altra roba bavosa, quella è okura. Un'altra roba bavosa. Sì, però sì. Vedi, anche quella fa la bava. Voilà. Questo da solo è un po' peggio. Sì, bisogna mischiarlo. Se lo vuoi far più buono, ci va la salsa di soia. Niente di buono. Vedi che si fa. No, ne ha fatto tantissimo. Vai. Buona gara. Giù. Non si taglia, aiuto. No, è normale che non si tagli, vai. Non si taglia. Vai, basta. Posto. Se ti fa schifo puoi anche smettere di mangiarlo. Basta la consistenza, ma il sapore non è male. Vabbè, basta. Vabbè. Tornato in camera, e adesso abbandoneremo perché oggi andiamo ora da Kone e poi a Kyoto. Questa è la situa oggi dalla vista della mia camera. Questa è Atami, che nel video precedente ho detto città gemellata con Sanremo. Guardate che bel mare che c'è qui sotto. Bello il mare qui, eh? Non è brutto per niente. C'è anche la spiaggia attrezzatissima laggiù, Sun Beach. Ora, da quella zona lì, eccola qui, eccola qua, più o meno. Bellina, va bene. Questa era la colazione tradizionale come da copione il sabato mattina. Però dato che sono in viaggio, ve la beccate in questo ryokan. Vi aspetti in Giappone, questo è il Giappo Tour 445 Diamante. L'abbiamo pubblicati fino alla fine dell'anno, ma presto arriveranno anche quelli per primavera 2025 e oltre. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Guardate bello. Bye bye.